E infatti ci dicono che nelle rianimazioni c'è una quantità infinitamente superiore non vaccinati, no, ai pochissimi vaccinati. Ma come 53%. No? Andiamo. Ma no, per piacere, signora, abbia pazienza. Lei passa. Faccio pure a farsi i tamponi, ma non ne ho bisogno. La prego. C'è il bollettino dell'Istituto. Non buttiamo la palla in angolo, signora, per favore. Guardi, c'è il bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità. Me ne frego dei bollettini suoi. Il bollettino. Alloy dice, Maddalena Alloy. Lei conferma quel dato del 53% di non vaccinati? Che ora sono ricoverati. No, è il bollettino del 10 novembre. Mi scusi, però, se non guardate neanche. Professore, le risulta lei questo bollettino? Professore, le risulta questo bollettino? Potrei andarlo a consultare nell'immediato, ma credo che sia stata una lettura, come dire, un po' facile, nel senso che dobbiamo comunque operare dei distinguo e dei distinguo che sottolineano una cosa credo molto importante. Tra chi finisce in ospedale, però. È una cosa che mi è capitato già di discutere nei giorni scorsi ed è complicata da definire e da spiegare. Ci sono anche una serie di persone che il vaccino l'hanno fatto, che non hanno risposto, che sono molto anziane e con una serie di comorbosità.